Senti un po', Frank, i tuoi amici dicono che ti sei fidanzato. Cioè, non ho avuto proprio un rapporto sessuale. E cosa hai avuto? Da toccarci e baciarsi. Cioè? No. Quella mia amica lì, no, era venuta qui a casa mia. Allora, mentre giocavamo, gli spiegavo che cos'è il rapporto sessuale, no? Capito? Cioè, che provi piacere, che provi bene, che provi l'amore, che provi... Tutte provi, insomma. Cioè, pensi delle cose fuori dal normale quando fai l'amore, no? Giusto? Allora, lei ha detto se provavamo, giusto? Allora io ho accettato e siamo andati dietro la collina e dopo finita la registrazione te lo farò vedere. Vuoi vederlo? Allora abbiamo cominciato a baciarsi, no? Baciarsi, abbiamo cominciato a toccarci. E provavamo del bene. Dopo abbiamo finito e io gli ho chiesto se era stato bello. E lei mi aveva detto che non aveva mai provato una cosa simile, no? Giusto? Giusto? Allora gli ho detto che sono molto felice. Lei anche lei, dopo siamo andati lì e abbiamo giocato continuamente. Però eravamo più felici, cioè eravamo più contenti, giocavamo più bene. Ma perché i bambini non si possono baciare e toccare quanto vogliono? Ma non lo so, forse perché provano timore, oppure non vogliono i genitori. Oppure perché non possono capire i genitori il bene di una bambina o di un bambino. Prova a spiegare, hanno bisogno i bambini e le bambine? Eh sì. Allora prova a spiegare questo bisogno. Allora, mi spiego con le mie parole. I bambini hanno bisogno del bene come i grandi, no? Perché i bambini sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani però più piccoli. E invece i grandi si ammazzano. Come quella guerra lì. Quale guerra? Tra l'Inghilterra e Fiorentina. Una guerra... Stupida. Stupida. Per due isole. Per due isole. Io avrei fatto una a te e una a me. E vai fanculo a ape. No? Invece, anche ieri, due aeroplani, dei jet che costano 3 miliardi, ma io non li spendo di jet, io li spendo per fare una bella vita. 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra. E cioè, che bella vita faresti per te? Ma comprerei una casa in campagna con una piscina, vengo a casa da lavorare, con la mia ragazza andiamo in piscina e stiamo lì fino alle 7. Poi veniamo in casa, facciamo la doccia assieme, ci laviamo assieme, cioè lei mi lava me, io la lavo lei, dopo mangiamo. Guardiamo la tele e andiamo a letto. E a letto facciamo l'amore. Questa è la bella vita. Questa è la bella vita. Sì, per me sì. Anche per me. Non so per gli altri. Io la scuola la vivo un po' male. E perché? Perché non ne ho voglia.
come vorresti che fosse la scuola? Beh, sì, studiare, quello lì si studia. Però dopo a giocare, cioè giocare. Tutto il giorno a giocare. E invece? Dai, parlami della scuola, come la vivi tu? Invece è così mogia, si studia sempre. Ci sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora. Cioè, non è molto precisa nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, non... A scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore, no? Allora, per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, cioè, un po' una cacchiata perché uno magari non ha studiato, gli dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè, nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita. A urlare, cioè, voglio vivere. Voglio essere libero, vai in Cina, vai in America, vai negli Stati Uniti, vai a New York. Tutte le parti del mondo... Così puoi scoprire che nel mondo ci sono delle altre modi diversi da pensare. Perché secondo te i bambini vengono trattati in un modo così strano dagli adulti, come se fossero scemi? Perché i bambini, gli adulti, credo che i bambini non siano buoni da far niente. Invece? Invece magari, se vogliono, i bambini sono superiori dei grandi, perché hanno un modo diverso da pensare. Immagino le cose più belle, più pure, no? Invece i grandi con malizia lì, come te.